Monetta De Leo, ricercatrice CREA, e coordino il progetto insieme alla collega del CREA, ricercatrice Sabrina Giuca. Il progetto ADA, Adaptation in Agriculture, è un progetto LIFE finanziato dalla Commissione Europea e vede un partenariato pubblico-privato che è coordinato da Unipolsai Assicuratore, Assicurazioni. L'obiettivo del progetto qual è? È quello di rafforzare e incrementare la resilienza del settore agricolo, che è sempre più minacciato e sotto pressione dai cambiamenti climatici. Gli eventi avversi, si sa, sono sempre più intensi, più frequenti, imprevedibili, e quindi mettono a dura prova produzione e qualità della produzione. Il progetto si propone come affronta il problema attraverso la condivisione di conoscenza, che mette a disposizione attraverso uno strumento software web che include informazioni climatiche, quindi il rischio di eventi climatici avversi, gelate, grandine, siccità, eccetera. Include anche una biblioteca di misure di adattamento ai cambiamenti climatici. Questa biblioteca attualmente contiene oltre 100 misure di adattamento. In questa biblioteca ci sono degli attributi, ad esempio il rischio, l'efficacia della misura, per ogni misura viene riportata l'efficacia, il grado di efficacia e quali filiere possono essere coinvolte dalla misura, cioè come può contrastare l'evento climatico avverso. Noi in qualità di CREA abbiamo predisposto per ogni misura raccolta in questa biblioteca una scheda con informazioni sui costi e sui benefici, perché naturalmente per adattarsi non è possibile prescindere da una valutazione economica. Sulla base di questa informazione abbiamo fornito una valutazione con un piccolo modellino sulla convenienza, sul grado di convenienza di adattare. Sicuramente essendo il settore sotto pressione, tutela questo strumento promuovendo piani di adattamento, va a tutelare la produzione e la qualità. Non a caso è coinvolta la filiera del parmigiano reggiano, la filiera vitivinicola, e quindi è uno strumento assolutamente importante per le produzioni di qualità. E nel progetto stesso sono stati fatti dei webinar, dei workshop per la diffusione e la comunicazione. Quindi è il progetto stesso che prevede è ancora in corso, finisce a dicembre 2023.